Ciao, ciao ragazzi, oggi sono con Luisi. Ci sarà un motivo? Perché Luisi? Allora, io ho ricevuto un po' di richiesta per come si dice, consiglio delle creme coreane, però ho notato che i miei follower tanti hanno la pelle mista o bara grassa. Però io non ho la pelle mista o grassa, quindi non potevo dare il mio feedback sulle creme, no? Quindi ho fatto provare la mia amica che ha la pelle mista. Quindi vi presento la mia amica. Eccola. Ciao. Io voglio adesso ascoltare il suo feedback sincerissimo. Sincerissimo, senza filtro, no? Dopo queste due settimane della esperienza con queste tre creme, no? Quindi ho lasciato queste tre creme coreane, quindi mi sa che queste due sono già acquistabili dall'Italia, no? Questo non lo so. Questo non l'ho mai sentito nominare prima che me lo dessi, però questo Benton è disponibile ad esempio in online, sì, offline, anche, no? C'è anche un negozio adesso. Che vende prodotti coreani. E poi Skin Food ormai è conosciutissimo. Skin Food è molto popolare. Questo invece è Benton. È famoso. Molto famosa come, è molto famosa come brand anche questo. E poi questo invece... Questo, ecco, è questo qua. Quindi mi dici il tuo, che ne pensi di questi tre prodotti? Cominciamo da Aloe. Allora, i prodotti sono tutti e tre ottimi. Questo in particolare mi sono trovata molto bene, perché avendo quindi la pelle mista, particolarmente ho la pelle secca qui e poi grassa su questi due punti, fronte e naso. E questo mi ha molto aiutato soprattutto a mantenere la pelle comunque morbida nel corso della notte. Questo l'ho trovato ottimo da usare come ultimo prodotto della skin care la notte, prima di andare a dormire. Questa ha una consistenza molto trasparente, un po' gellosa. Faccio vedere? Sì, brava. Ovviamente così, come si può vedere, è molto, è letteralmente trasparente, non ha profumo e la si applica tipo andando a sbattere leggermente sulla pelle, così, finché la pelle assorbe tutto il prodotto. Così. Intanto divento partigiano. Così. Fammi sentire. Io invece ho provato questo, usare questo come veramente soothing in estate, perché dopo aver preso un po' di sole mentre facendo tuffi, no? Sì, in acqua. Sì, mi ha dato subito la sensazione di, no, raffreddare, freschezza, certo. Freschezza. Infatti questo si chiama soothing gel proprio perché funge da rinfrescante alla pelle. Io l'ho trovato ottimo anche per la cura, diciamo, della pelle, poiché avendo varie impurità così andava un po' a lenire la pelle. Mentre invece un altro prodotto con cui mi sono trovata molto bene è appunto questo qua della Skin Food. Skin Food in generale fa degli ottimi prodotti a mio parere. Io però la crema è la prima volta che la provo e questa è molto ottima, un ottimo profumo, sa molto di miele, ha una consistenza molto cremosa ed è un po' diverso da così, è molto lattiginoso, sì, e questo la si va ad applicare normalmente. Io sai, pensato che sia quasi universale, no? Sì. Anche per corpo. Sì, sì, non è solo per il viso a mio parere, va molto ad idratare, idrata molto a lungo, anche dopo ore mi sento la pelle molto piacevole al tatto. Comunque questo anch'io ho trovato questo come recensione molto buona in Corea, quindi hanno fatto anche un packaging speciale più grande di questo, tipo questo è 100, questo è tipo 150 special edition, poi non costa tanto, no? Quindi secondo me questo è un'ottima... Immagino che Skin Food sia economico anche come brand, Soprattutto in Corea. Sì, loro prima era
Purious, un'altra azienda che come Amore Pacific, e poi hanno cambiato nome a Skin Food, e poi tutto fanno a base di cibo, no? Quindi anche pubblicità, non mangiare cibo, dai alla tua pelle. Sì. Occhi maseo, più yanguaseo. Sì. Comunque questo si trova facilmente su internet, no? Sì, su internet comunque qualcosa si trova. Mm-hmm. Cioè basta cercare Skin Food, anche su Amazon, sì, così si trovano cose. Okay. Poi questo prodotto invece Bilberio era molto simile a mio parere al prodotto Skin Food, nel senso che comunque mi manteneva la pelle molto morbida, molto idratata. Questo ha un profumo decisamente diverso. Per applicare creme del genere è meglio usare questa spatola così, perché appunto tu non usavi, io no, è una cosa che ho imparato di recente, che ovviamente va usato con la spatola, perché altrimenti va a cambiare la temperatura della crema, che è molto delicata. Così ha una consistenza molto più acquosa, un po' più trasparente rispetto a quello Skin Food. Se sembrava come questo, quello pasticcino, no? Pasticcino, è mignon. Questo. Sì, sembra un po' grassa. Poi si va a sbattere appunto per farlo assorbire dalla pelle. Questo invece aiuta molto, mi ha aiutato molto sulle parti secche della pelle. Questo è molto liscio, come si dice, da una setosa, non so. Molto setosa, sì, l'effetto è molto setoso. È meno appiccicoso rispetto allo Skin Food. Skin Food invece lascia la pelle un po' appiccicosa, nel senso di... cioè che proprio la si sente proprio viva, anche se... Questo è una crema molto... di base, che va bene un po' per tutte le pelli. Sì. Questa in particolare per le pelli secche la trovavo ottima. È semplice questo. Mentre questo invece penso sia molto più ideale per pelli un po' più grasse. Sì, avendo pelle normale, secca, io uso solo estate. Sì, no. Sì, d'estate è molto meglio, consigliano anche. La crema è meglio usarla in stagioni calde, perché se no va a secchire un po' troppo, inseccare un po' troppo la pelle. Forse questa azienda deve fare qualcosa per inverno, no? Versione inverno. Penso ci sia, non saprei però. Perché ci sono comunque, c'è un enorme catalogo di prodotti Benton. Però non sanno pubblicizzare, no? Come si dice? Non saprei. Non comunicano. In generale comunque si trova in giro, secondo me sono disponibili i cataloghi ufficiali della Benton, si trovano anche prodotti secondo me. Ma questo è uno dei loro best seller. Ah, ecco, sì. Sembra, no? So comunque che molte persone comunque hanno fatto recensioni. Sì, su vari siti di... Benton è un'azienda che lavora come mandando i prodotti ai blogger su YouTube, e poi fanno fare recensione, no? Quindi anche in Corea è molto poco conosciuto questo marchio, però all'estero è super conosciuto. Sì. Sì, interessante anche come molti prodotti che sono noti in Europa non sono molto noti in Corea, però sono comunque molto buoni solitamente. Cioè io comunque su siti skincare vedo sempre ottime recensioni per questi prodotti. Quindi io definirei così, no? Quindi questo per la pelle mista, sì, va benissimo. Sì. In Italia quanto costava? Dovrebbe costare sui 15 euro. Sulla 15-18 euro, sì, sì. E poi secondo me questo è leggermente costoso. Questo penso che costerebbe, sì. Qualcuno proprio veramente non ha problemi. Questo in Italia comunque sulla 15 euro. 15 direi, euro, certo. Okay. Sulla ventina, quindicina, perché comunque essendo importato costerà un po' di più. Okay, vedete voi, no? Sempre la scelta è suscettiva. La scelta dipende sempre dal tipo della pelle. E poi dipende da un po' culo. No? Anche, certo. No, che dipende da... Purtroppo si tratta spesso di trial and error, che si va sempre tipo provando i prodotti. Sì. Comunque spero che ci siano più siti oppure un offline store che vendono questo tipo di prodotti, no? Sì, sì. No, quindi... Benton di sicuro è molto disponibile. Sì, Benton di sicuro, però questi no, official. Io ho visto un po' di Skin Food a Sephora, però non questo prodotto, un'altra linea. Comunque in generale penso sia un buon marchio Skin Food e abbastanza affidabile. Comunque sì, in Corea... Maria di marchi affidabili, no? Sì. Solo che in Italia fa fatica a aprire un brand store, no? Sì, è molto difficile aprirne. Ok. Comunque, ti ringrazio molto per la tua ottimista, come si dice, di feedback sincerissimo. Sincerissimo. Comunque, questa review, recensione, continuerà.
grazie anche a voi e il vostro tempo. Ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Savi, dove sei?